Lo faccio tutti gli anni, non lo so neanche io da quanti anni, ho perso il conto. A ogni FIFA nuovo il Gabon ti va a simulare tutta la Serie A per vedere secondo FIFA, secondo EA Sports FC24 quest'anno, chi sarà il vincitore. Facciamo così, io oggi non vi chiedo un numero minimo di mi piace, non vi chiedo un numero minimo di iscritti, lasciate mi piace e iscrivetevi in tantissimi, soprattutto se siete in quel 40%, 45% di utenza che se guarda sempre i miei contenuti ma ancora non lo ha fatto, se volete anche la simulazione della UEFA Champions League, di tutta la UEFA Champions League. Provate a farlo anche voi da casa sul vostro EA Sports FC24 e vedete chi non può uscire la stessa squadra. Vedete chi ve esce, scrivetemelo qui sotto nei commenti. Io ovviamente imbocco su Serie A Team, essendo tifoso della S Roma, anzi della Roma FC, io me scelgo la Roma FC, faccio fine e provo a simulare tutto quanto. Sicuramente la Roma non arriverà prima in classifica, ma non ce ne frega niente perché tanto poi non rispecchierà quella che sarà la realtà dei fatti e onestamente parlando vado prima di tutto a vedere la rosa. Ecco, infatti, perché vedete che c'è qualcosa che non va? Ndicka, Bove, Zaleski, ma Lukaku dove sta? Ma Lukaku non ci sta? Io ho aggiornato, ah eccolo, scusate ci ho avuto un attimo di vuoto. Dico, ma è possibile che rosa ho aggiornato 175 volte? Facciamo la formazione tipo. E però io direi Karsdorp, onestamente parlando. Poi Sanchez, Cristante, Pellegrini, Sanchez, Aouar, Zaleski, Bove. Facciamo una cosa di sto tipo. Poi per il resto io lascerei, sì, tutto così. Perché poi ragazzi, Abraham nella realtà dei fatti è scocciato. Quindi io direi che questa Llorente, Smalling, Mancini. Facciamo Llorente, dai. La lasciamo così la formazione base, la formazione tipo. E vediamo che vuoi salvare ovviamente le modifiche apportate al sistema dei nonni e dei zii. Fatto questo, ragazzi, no, io non devo uscire, devo andare su principale e andare a giocarmi le partite. Le simulerò una ad una, quindi visuale, gioca azioni salienti. No, non voglio giocare azioni salienti. Simulazione veloce, che vuol dire? Simula partita, simulazione veloce. E mi sono perso qualcosa, ragazzi. Simulazione veloce, vediamo che succede. Risultato finale, era simulazione. No, scusate. Castagnos, Karsdorp, Bronnia. 53, ho perso la prima partita di Serie A. Molto realistico come gioco, addirittura peggio che nella realtà dove almeno avevamo strappato un pareggio. Partita, giocazioni salienti no, simulazione veloce contro il Verona, ragazzi. Perlomeno vinciamo 0-3. Ha segnato Renato Sanchez, Dybala e Dybala, che ti fa una doppietta. Quindi rimettiamo un minimo la situazione in paro. Vi ricordo che devo simulare tutte le 38 giornate di Serie A. E ovviamente, ragazzi, adesso c'è il Milan di mezzo che mi preoccupa e non poco. Abbiamo vinto all'88esimo 3-2. Aouar, Giroud, El Shaarawy, Krunic, Mancini al minuto 3. Quindi, ok, va bene, ho perso la prima, ma ho vinto col Milan e ho vinto la seconda. Molto particolare come simulazione, eh. Comincio, cerco di farmi un'idea, ma non è che ho le idee poi così chiare. Ancora in simulazione veloce e abbiamo vinto addirittura 4-1 con l'Empoli, con Spendi che segna, non lo so se è il suo primo gol in Serie A, perché ovviamente ho visto solo questa partita dell'Empoli, Pellegrini, Pellegrini, Dybala e Romelu Lukaku che finalmente segna il suo primo gol di questa stagione, con Paulo Dybala che sta sicuramente al momento facendo meglio. Con il Torino il Gabon deve cercare una partita di cattiveria, è pur sempre una trasferta insidiosa, e vabbè, me devo accontentare, Duvan Zapata, Pellegrini, Cristante e Vlasic, quindi stato di forma molto molto interessante. Per chi? Per nessuno. Ok, andiamo avanti. Per Cristante. Andiamo avanti perché adesso ce la giochiamo con il Genoa. Mo tra poco, come faccio tutti gli anni, vi aggiorno con la situazione di classifica provvisoria, che è una cosa che mi interessa particolarmente. Vinco 2-1 con il Genoa, con Retegui, che ci ha segnato una realtà e ci segna pure in questo caso. Ma Dybala addirittura mette a segno una doppietta. Quindi, ragazzi, comunque non abbiamo vinto poche partite sulle fatte, giocate finora. Partita, andiamo su simulazione veloce contro il Frosinone, mi aspetto una vittoria.
È arrivata un po'. No, non per il rotto della cuffia, perché poi il 2-1 arriva di Caio Jorge, arriva al 90esimo praticamente. Ma ancora Pellegrini, ancora una doppietta di Pellegrini che zitto zitto sta recuperando Dybala in termini di gol fatti. E andiamo alla giornata successiva. Siamo quasi arrivati alla realtà dei fatti, perché poi alcune giorn le altre giornate non sono ancora state giocate nella realtà. Mi simulo velocemente questa trasferta 2-1 per noi. Ok, doppietta de Belotti. E perché non ha giocato? Belotti si è scocciato Dybala. Non ci posso credere, al minuto 6, ragazzi. Non ci posso credere. Era troppo bello per essere vero. Ma ragazzi, stiamo viaggiando, eh. La Roma FC, non la S Roma, sta viaggiando in situazioni sicuramente interessanti. Con il Monza non l'abbiamo ancora giocata nella realtà dei fatti. Rimediamo immediatamente. Risolvi tu il problema, sostituisci automaticamente il giocatore solo per questa partita. C'è magari in realtà. Al 78esimo però ci hanno fatta sudare Carboni. Vabbè, Pellegrini, Lukaku, ragazzi, porta in vantaggio la S Roma. Ma è un'altra vittoria, eh. Se andiamo a guardare, ragazzi, io ancora non ho chiara la situazione di classifica, non la voglio neanche spoilerare. Guarda, ah, poi abbiamo l'Inter, è 12:30 al 29 ottobre. Automaticamente il giocatore è indisponibile solo per questa partita. Eccola, ragazzi. Purtroppo, ahimè, poi arriva la scoppola da una squadra che onestamente è superiore, ovviamente, sia sulla carta e non solo. Lautaro Di Marco e Alexis Sanchez, Agumè addirittura, che ha giocato e si è fatto cacciare. Va benissimo, insomma. Speravo almeno in un pareggio a San Siro là da loro, ma non me posso assolutamente lamentare. Abbiamo il Lecce, ragazzi, lo simuliamo velocemente. Io qui, mo, sì, mo chissà quante giornate Dybala sarà scocciato. No, dai, con Lecce 2-2 all'87esimo. No, ragazzi miei, questa è una cosa che mi manca. Belotti strefezza, Belotti che te fa doppietta. Questa era praticamente vinta, mannaia la miseria. Pensavo che eri seria ed eventualmente seria non eri. Andiamo a Lazium Roma FC, perché questo è il derby. E qua mo so curioso di vedere quello che ci esce fuori senza Paolo Dybala, che è scocciato. Bararotto, mamma mia! Mamma mia, abbiamo vinto il derby all'88esimo! Luca Pellegrini, Llorente, Luis passa in vantaggio alla Lazio, pareggia a Roma con Llorente, ripassa in vantaggio alla Lazio, pareggia e poi vinciamo noi. Bellissimo. Non succederà mai nella realtà dei fatti, probabilmente. Succederà al contrario. Ma sono dettagli. Sono particolari che ad oggi non ci riguardano, non ci interessano. Ci andiamo a giocare anche questa di partita. Finalmente Dybala è tornato disponibile e torniamo a macinare, ragazzi, terreno con Belotti che subentra Dybala, stavolta non scocciato, e te la butta dentro e ti chiude definitivamente la partita. Cristante ancora in uno stato di forma sicuramente interessante. E non pensate a male, perché quando uno dice stato interessante potrebbero sembrare altre cose. Non può essere il caso di Cristante, anche se il cognome può lasciare intendere qualcosa di divino. Ma andiamo a partita e ce la giochiamo con la Fiorentina molto molto velocemente, barra rapidamente addirittura. La Fiorentina, ho visto la Fiorentina il Sassuolo. Pellegrini, Cristante, Pellegrini, Cristante, no, Lukaku, Vigna, no, non accetto gol da Vigna, no, non accetto gol da Vigna. Va bene, a che giornata siamo? Perché io alla fine del girone di andata vorrei fare un recap della classifica. 10 dicembre. Non lo riesco a vedere, ragazzi, ma comunque il girone d'andata non dovrebbe essere ancora terminato, a parte che mi dovrei ricordare la prima di ritorno, spero di farlo. Simulazione veloce, la perdiamo. 3-2, mamma mia! Spinazzola, Dybala, segnano sempre i soliti, Dybala, Maxim Lopez. Sono punti pesanti, sono punti importanti. Vi dico che non mi sarei mai aspettato. Non mi sarei mai aspettato una simulazione del genere. Partita 16 dicembre. Cioè, vedi, la Juventus dice giochi no, con Bologna. Visuale tattica. Simuliamo rapidamente, la perdiamo. 5 a 2. Lukaku, Lukaku, Pellegrini, Dybala. Lukaku, ragazzi. Lukaku che fa addirittura una tripletta. Ma una Roma che sta viaggiando anche in termini di reti. Veramente in una situazione, in uno stato interessante, mi verrebbe da dire. Eccola, con Napoli, ragazzi, na vedo bene. Simuliamo velocemente, questa la perdiamo malamente. E infatti, ti pareva. Pure con Nathan al 56esimo espulso, abbiamo perso 4-2. Ce n'hanno fatti, cioè pareggiavamo con espulso, ce n'hanno fatti. Abbiamo pareggiato e ce n'hanno fatti due con espulso. Zielinski, Osimhen, Spinazzola, Zielinski, Cristante, Osimhen. Ovviamente se parte da sotto, quindi il primo marcatore è Osimhen, poi Cristante e via via tutti gli altri. Ragazzi, purtroppo, ahimè, è andata così.
e non ci posso fare niente perché le partite ne gioco io. Detto questo, andiamo a Juventus-Roma, ragazzi, e ovviamente giochiamo simulandola, perché se faccio gioca partita succede il macello. 1-1, mannaggia la miseria. A Vlahovic risponde Romelu Lukaku. Quindi, 30 dicembre, sta per finire, presso a poco il girone d'andata, non mi ricordo la partita esatta, però l'Atalanta c'è davanti dei punti, quindi non c'avemo tutti sti punti come pensavamo. Può essere una situazione interessante, riassunto del video, per metterci davanti a loro, e ovviamente un bellissimo e irreprensibile 0-0 ci lascia indietro nella situazione di classifica. Eccola qua, questa dovrebbe essere la prima di ritorno. Noi ne abbiamo giocate 19, andiamo a vedere la classifica. Ma comunque zitti zitti, ragazzi, siamo a... la Juve è prima, 19 giocate addirittura. L'Atalanta 44 è seconda. Ci abbiamo gli stessi punti dell'Inter. La Fiorentina a 39, la Lazio a 36, Napoli 34, Salernitana 33, Torino 31, Milan 30, Udinese 23, Bologna 23, Monza 21, Cagliari 19, Hellas Verona 18, Sassuolo 17, Genoa 13, Lecce, Frosinone ed Empoli. Ma non sta andando minimamente come sta andando nella realtà dei fatti. 5 pareggi per la Juve, nessuna sconfitta. Noi ne abbiamo perse 3 alla fine, eh. L'Inter una, ma ne ha pareggiate 7. Abbiamo fatto 44 gol, uno dei migliori attacchi. De gol ne subiamo un po' troppi. Stiamo spoilerando anche troppo. Non vi voglio spoilerare i marcatori. Quelli ve li spoilero direttamente alla... vabbè, no, ma damoci un'occhiata, da ma chi se ne frega, dai. Gol, Vlahovic 16 gol in 19 partite, Dia 13, 11 Immobile, Lukman, Osimhen, Sanchez, Berardi, Pellegrini 10 gol, Muriel 9, Dybala 9, Lukaku 8. Ragazzi miei, non è sicuramente male. Pellegrini 6 assist insieme a Kvara, con Muriel, Kostic, Locatelli, reti inviolate, insomma, e Nonnezzi. Vabbè, vi ho fatto vedere più di qualche cosina. Io direi a sto punto di andarci a giocare il restante girone di ritorno. E ragazzi miei, ecco, vabbè, meglio che a San Siro, meglio che perde, sicuramente in pareggio. Ok, la Juve vince col Sassuolo, la Lazio vince con il Lecce. Ci andiamo a spoilerare. Buonanotte, qua mi aspetto una vittoria. Se non arriva sbrocco con la... Ok, 4-1 sicuramente è un ottimo risultato. Sono stato distratto da un messaggio, mi si è attivato pure Siri, mi hanno scritto una cosa che non voglio assolutamente. Vabbè, Paredes, Spinazzola, Lukaku e Lukaku, quindi City, Thierry, Henry, ma abbiamo meritatamente vinto questa partita. Possiamo andare avanti, avanzamento alla prossima partita. Vi ricordo che Salernitana, le prime tre le hanno messe un po' a... ma è così nella realtà? Sì, dovrebbe essere così nella realtà. Calendario, vi ricordo ovviamente che non è lo stesso, quindi non si ripete il calendario. Visuale tattica, simulazione veloce. Questa va a finire male. No, per fortuna Lukaku e Smalling, quindi ci portiamo a casa, ragazzi, punti pesantissimi in ottica iridata. Cosa che tanto non credo che per noi servirà neanche nel videogame, perché ci sono squadre nettamente superiori a noi. Seppur sognare in un videogioco, ragazzi, non costa assolutamente nulla. 3-1 col Cagliari e Sharawi, Gaston Pereiro si chiamava, pare sì, Dybala e Pellegrini. Segnano sempre gli stessi, vabbè, Dybala e Pellegrini e Sharawi non aveva mai segnato, ma va bene così. Partita ancora, eccola, non giochiamo in casa, quindi invece di 3 ne abbiamo 2 o 5. No, abbiamo vinto 2-1, scontro diretto, Lukaku ha sbagliato il calcio di rigore, ragazzi! Spoiler per la vera partita contro l'Inter, questo è il ritorno. Lautaro, Dybala, Lukaku e chi ha... Lukaku! Lukaku che segna all'Inter! Lo stadio, poi sbaglia rigore, però vinciamo uguale, incredibile! Possiamo andare avanti, ma sono abbastanza scioccato da tutto quello che ho visto in questa partita e non solo. Partita, Frosinone... Simulazione, vabbè, senti, 2-0 per noi, 1-2, sempre che dire 1-2, c'è Dybala, c'è Mancini e ce la comunque portiamo a casa. L'Inter che pareggia con la Salernitana, ragazzi, ma io non me l'aspettavo un campionato così da parte dell'Inter. Ce la giochiamo col Torino, non mi ricordo manco se ci ho giocato all'andata, figurate, e le sto a simulare in pochi secondi. Abbiamo vinto 2-1, ah sì, Duvan Zapata che ci ha segnato un'altra volta, Romelu Lukaku e Dybala, quindi... Guardando da qua, ragazzi, Lukaku e Dybala sono capocannonieri a 97 e 96 gol. Poi vado a guardare, ce l'hanno 8 e 7.
Partita contro il Monza, immediatamente, visuale tattica, simulazione veloce e questa la vinco. 2-0. Mancini e Smalling, va benissimo così. Sono, ho letto Cop Manners al Monza. Ho flashato male? Ho sbagliato? Contro la Fiorentina, visuale tattica, simulazione veloce, la perdo. Lo sapevo. Mannaggia la miseria, Arthur. Arthur e Beltran. Eravamo passati in vantaggio con Spinazzola, ragazzi. Mannaggia la miseria, pensavo che eri seria. Battuta d'arresto pesante, grave. Che potrebbe, ragazzi, precluderci le possibilità scudetto, visto come sta andando finora il campionato, anche se non so quelli che c'erano davanti, quello che hanno combinato di preciso. 3-2, se la siamo vista brutta, ragazzi. Berardi, Pellegrini, Lukaku, Alvarez, Dybala, alla fine riusciamo a vincere una partita che non si stava a mettere benissimo. Detto questo, mentre il polpettone va, io vado contro il Lecce e qui, ragazzi, qui mi aspetto una vittoria, nonostante, meno male, la trasferta. Zaleschi, Lukaku, Dybala. Lukaku, Dybala, ragazzi, segnano, che è una meraviglia. Napoli che pareggia con l'Atalanta, Atalanta che c'era davanti, potremmo aver recuperato qualcosina, ma adesso il problema è il derby di ritorno della capitale con la Roma che lo gioca in casa e immancabilmente a Roma da favorita o perde. Va benissimo così, quindi Zaccagni, Felipe, Anderson, torniamo sulla terra, il Monza batte il Napoli 2-1, il Milan allora è stato fermato dal Lecce, quindi perdiamo solamente un punto da quel che vedo, e con l'Udinese, non mi ricordo la partita di andata, sostituisco automaticamente il problema perché Lukaku è stato espulso, rientra Abraham e ci può stare, siamo nella seconda parte inoltrata della stagione, all'82esimo ce la risolve, Spinazzola porta sempre in vantaggio, ma quanto era finita sta partita? Non lo so, va bene così. Poi non sto facendo le mie simulazioni, dico oh, questa finisce non, perché ogni volta gufo e poi ok, andiamo avanti, vediamo che cosa succede, perché in visuale tattica simulo velocemente e mi aspetto, non sto simulando, non dico questa finisce 1-0, 2-0 e abbiamo vinta grazie a Paolo Dybala, va benissimo così. L'Atalanta continua a macinare, ma anche questa Fiorentina può essere sicuramente preoccupante. Ce la giochiamo con il Napoli, non sarà una partita semplice, anche perché è in casa loro. E perlomeno non la perdiamo, ma l'avevamo quasi portata a casa al minuto 80. Il Napoli riesce a pareggiare i conti. Quindi, sono curiosissimo di vedere la situazione di classifica, ma vi ho promesso che non avrei sbirciato fino alla fine del campionato. Solo ed esclusivamente, come faccio tutti gli anni, a metà campionato. Quindi, vediamo. 3-2 abbiamo vinto. Lukaku, Vlahovic, Spinazzola, ragazzi, Chiesa, addirittura in vantaggio loro, Renato Sanchez, Spinazzola, Vlahovic, una partita roboante, rocambolesca, che ci portiamo 6-0 dell'Atalanta contro la Salernitana, mi ricorda qualcosa dell'anno scorso, andiamo, no, lo scontro diretto per eccellenza, non ho neanche visto la situazione dei punti dell'Atalanta, meglio così, simuliamo velocemente, ma tanto perdiamo. Pellegrini, Scamacca, Mancini, Scamacca, Cristante, Boni, tutti fermi, tutti, perché potrebbe essere una situazione clamorosis. 81 punti ci abbiamo, partita, ragazzi, simulazione veloce, qua mi aspetto la vittoria. 4-2, Lukaku, Aaron, Lukaku, Dybala, Lukaku, il re Teghi che ci segna sempre, ma i punti che abbiamo fatto al 19 maggio non so pochi, ragazzi. Ragazzi, ma i punti che stiamo facendo? 84! Io mi simulo anche questa, ma inizio ad avere un brividino tra la chiappa. Lukaku, ragazzi miei, ancora ci fa vincere. 26 maggio, fine torneo. Io ho paura a guardare la classifica, ragazzi. Non ci posso credere. Non c'è nessuno davanti a noi. Ragazzi, la Roma FC, la S Roma, non succederà mai nella realtà ovviamente, ma la Roma secondo EA Sports FC 24 saranno i prossimi campioni. Questa è una cosa clamorosa, ragazzi, non credo mi sia mai successo in tutti questi anni. Sono emozionato, sono agitato, ma consapevole che nella realtà è impossibile che accada, soprattutto vedendo l'attuale situazione di classifica. Grazie EA Sports che mi hai regalato una gioia che non avrò mai, o che probabilmente non avrò per i prossimi anni a venire, che ci ho avuto quando ero molto piccolo. Comunque 87 punti, 27 vittorie, 6 pareggi, 5 sconfitte, 84 fatti, beh 51 subiti, ragazzi, sono
una delle peggiori difese. Vabbè, no, 72, però capite bene che subì 50 gol, 51 fatti 80 e riuscì a vincere lo scudetto con 87 punti. È un qualcosa di clamoroso. A meno 5 la Juventus, da seconda della classe, ragazzi. Atalanta terza in Champions League, Napoli quarto, quindi alla fine il Napoli si piglia la Champions. La Lazio e l'Inter l'Europa League, il Milan la Conference. Champions, il Milan la Conference, la Fiorentina fuori da tutto a pari punti. Salernitana, Torino, Udinese, Sassuolo, Bologna, Verona, Monza, addirittura il Verona davanti al Monza, guardando l'anno scorso, mamma mia. Cagliari, strasalvo, Genoa, salvo. Lecce, Empoli, Frosinone quindi alla fine arriverà ultimo. Frosinone, Empoli e Lecce. Col Genoa e il Cagliari salve. Monza là. No vabbè ragazzi, ma che... Comunque Inter e Milan sesti e settimi, non... cioè davanti la Lazio a Inter e Milan. La Fiorentina dietro Inter e Milan, ma ottavi. La Lazio è quinta. Juve, cioè una Champions League impossibile secondo me che accada, che avvenga. Roma, Juve, Atalanta e Napoli, ma siamo i campioni d'Italia in carica. Non ci vedo da occhio, non so che mi è successo. Andiamo a guardare: 23 gol Vlahovic, 21 Immobile, 21 Osimhen, 20 Lukaku, che alla fine quasi capocannoniere, però non l'ha giocate tutte, no, non ha saltata una sola. Leao 19, Dybala 18, Lautaro 18, cioè, già 18 nella realtà. Vanoidonk, ragazzi miei, ne ha fatti 18. Muriel 17, Kvara 17, Berardi 16, Petagna 16, Dia 16, ha fatti come Dia, Scamacca 15, Zapata 14, vado solo a guardare, Dybala 11 assist, miglior assist man, Kvara addirittura dietro, Rabiot 9, Pellegrini 9, Muriel 8 e via via, tutti gli altri, reti inviolate, noi sicuramente no, Rui Patricio è sesto, Musso, ragazzi, ma ne vale la situazione di classifica. Questo è quanto, io spero vi siate divertiti con questo incredibile torneo che ci ha visto trionfanti, vincitori, e non lo avrei mai detto. Mi metto le mani davanti alla faccia per fare una copertina di quelle clamorose. Io vi ringrazio per la visione di questo contenuto. Se volete la Champions League, sapete quello che dovete fare. Alla prossima con un nuovo video. Ciao ragazzi!